Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Mariano, disponibile tramite obiettivi settimanali fino a venerdì, è una carta che secondo me, allora, in linea di massima si può fare, perché comunque se facciamo l'obiettivo di Reguilon Toz possiamo completare anche lui in contemporanea, ed è la cosa che ho fatto io. Ho completato entrambi in contemporanea, un po' come è stata la scorsa settimana, e quindi si può fare abbastanza facilmente. Ma vale la pena farlo? Lo scopriremo nella review. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, i pro e contro li vedrete in grafica. Io voglio parlarvi nel dettaglio di questi pro e di questi contro, perché magari non sono andato ad inserire altri pro o altri contro. In linea di massima la resistenza non mi è piaciuta particolarmente, e nemmeno le 3 stelle skill, perché la resistenza serve. Io uso molto i giocatori per rientrare, quindi li stanco tanto e mi occorre la resistenza, appunto. Invece, ragazzi, le 3 stelle skill non mi sono piaciute perché ha un ottimo dribbling in generale, ma non è proprio un pro a parer mio, perché le 4 stelle skill ci sarebbero state, sì, indubbiamente, però non è un giocatore che fa del dribbling la sua arma vincente. È un giocatore molto agile e ci sta, è un giocatore con un ottimo equilibrio, 80 sì, ottimo no, però buono, ecco, abbinato alla forza 84, comunque sono equilibrati e vanno bene. Reattività elevatissima, un giocatore molto reattivo, saprà gestire bene e reagire bene alle varie situazioni, ha una buona rapacità, controlla e dribbla in maniera buona a parer mio. Ecco perché comunque ci vorrebbero le 4 stelle skill e non le 3 a parer mio. La freddezza è 81, siamo al limite nella freddezza, è quasi un contro, ma quasi quasi, ecco. Il passaggio è un 80 in generale, ritroviamo un 86 in passaggio corto, è un 66 in lungo, un 82 in visione. Secondo Footbin può avere un rating di 87, se è messo come COC, secondo me è sbagliato. In quel passaggio, ora come ora, non è il massimo, ecco. Comunque non è che sbaglia i passaggi, saprà gestirla bene, saprà passare bene, però non è un top nei passaggi per essere un attaccante, indubbiamente, però ha un minimo di passaggio. Tiro davvero interessante, però ho notato per lo più un tiragiro più decisivo. Tiragiro o tiro di precisione sia dalla distanza sia in area, veramente ottimo, ottimo. Non è che pecca in finalizzazione con un tiro manuale, assolutamente, con un tiro classico, diciamo, non manuale. Anche, diciamo, il tiro a pallonetto non è bruttissimo, però li sbaglia troppi pallonetti a parer mio, ecco. Potenza tiro elevatissima e long shot davvero interessante. Tiro a volo 81, un 87 in rigori. Work rates medio in difesa e alto in attacco. La velocità un 91 in generale, non è bruttissima ragazzi, però secondo me non è nemmeno elevatissima. Come stile intesa ci starebbe bene proprio un motore che gli aumenta la velocità, il passaggio e il dribbling. Andiamo ad aumentare quei valori che secondo me sono un po' bassini, con appunto la velocità che è buona, però può essere migliore, e gli andiamo ad aumentare anche il passaggio, che male non fa. Il tiro non serve aumentarlo più di tanto perché è ottimo di per sé. Il fisico aumenterei la resistenza, ma non si può aumentare purtroppo. Come stile intesa, ve l'ho detto, motore, ma io l'ho provato anche con base, ci può stare. Secondo Footbin, i top 3 chemistry style più usati sono base, motore e falco. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, beh, ha una nazione con giocatori che, boh, la Repubblica Dominicana, però Real Madrid ottimo, io gli do un 4 meno. Come alternativa Belo 86 o Benzema Tots, Benzema Tots però secondo me è un altro livello, ecco, un'alternativa di lusso. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8 più. Ha una testa ottima in carta, ma da vedere in game, perché io non uso molti cross. Ha un ottimo tiragiro, veramente, lo ripeto, veramente ottimo. Ed è un obiettivo che secondo me è da fare. Magari se non vi piace lo mettete in un SBC, però in linea di massima è un buon attaccante della Liga Santander. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF, così vi rispondo, vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli!